Stamane l'opposizione in consiglio regionale ha confermato che la delibera sulla costruzione di quattro nuovi ospedali deve essere discussa in aula e sicuramente si è fatta forte dei dubbi che buona parte della maggioranza ha sulle scelte del presidente Solinas, che stamane alle 10 si sarebbe dovuto presentare in aula per un confronto che si preannunciava accesissimo. Saltato nella mattinata di ieri il faccia a faccia con i compagni di viaggio in un esecutivo che si è indebolito sensibilmente nell'ultima settimana per l'indisponibilità a raggiungere Villa Devoto di Fratelli d'Italia e Forza Italia, la presenza in via Roma del presidente è stata rimandata a data da destinarsi. Solinas, che è una vecchia volpe della politica regionale, era cosciente che senza un accordo con la sua coalizione si poteva rischiare un tonfo clamoroso ed ha preso tempo fino a venerdì. Il 25 novembre di 15 anni fa, Renato Solu, che abbiamo avuto il piacere di rivedere recentemente in video, brillante ospite di Anthony Muroni a Zoom, fu costretto a dare le dimissioni dopo un rovinoso confronto in aula. Era la prima volta in 60 anni che una giunta regionale saltava 6 mesi prima della conclusione del quinquennio. Oggetto del contendere il suo contestatissimo piano urbanistico ed il fuoco amico di molti componenti del Partito Democratico. Dopo 2 giorni di sedute infuocate in assemblea consiliare, Solu si arrese e diede le dimissioni. Si andò a votare nel febbraio del 2009 e vinse Ugo Capellacci, chiudendo di fatto la carriera politica del fondatore di Tiscali, che aveva anche osato spostare la sede storica del partito da via Emilia a via Roma. È una vicenda che oggi deve fare riflettere, anche perché in molti hanno intravisto nel mese di novembre la data ideale per possibili elezioni anticipate. Se 15 anni fa la partita si giocò sulla rigorosa tutela del territorio, questa volta i temi del dibattito sono molteplici e vanno dalla contestata delibera dei nuovi ospedali al nuovo stadio del Cagliari, dalla fusione dei 3 aeroporti sardi all'utilizzo dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.